T-Boy, il supporto come arte. Allora, sì, è una cosa che ci ho pensato, perché allora è nata questa collaborazione molto bella con Spaghetti Wall, il nome mi piace, perché comunque mi sento un italiano all'estero e quindi c'è spesso lo scherzo maccheroni, spaghetti, quindi il nome mi Che poi piace. a Roma maccherone è lo spaghetto, alla fine, quindi. È tutto in casa. E poi mi piaceva l'idea che comunque lavoro molto con la carta, che ho iniziato a fare i graffiti per strada nel 1996, avevo 16 anni. E fino al 2004-2005 li facevo tutti a mano. Poi dopo ho iniziato ad avere qualche problema, qualche piccolo problema con la polizia che mi fermava e ho sviluppato questa tecnica di lavorare in studio su carta in modo che hai più tempo per creare un bel lavoro anche esteticamente e poi affiggevo la carta direttamente sul muro con la colla. Quindi l'idea della carta da parati e di sviluppare alcune delle mie opere anche su supporti come vetri, pareti, è una cosa che comunque mi porto dietro da un po' di tempo. Quindi ci siamo trovati anche con l'azienda giusta, no? Senti, la scelta dell'opera alle nostre spalle che rappresenta Milano, poi ce ne sono anche altre, Castiglioni per esempio aveva preso la Pala di Brera, no? Per la sua nota luce, però ci hai messo tanto a scegliere, ci avete messo tanto, l'avete individuato subito come soggetto. Allora, una delle mie opere preferite, sia l'originale ovviamente perché sono un grande amante di Leonardo da Vinci, è l'opera che secondo me è il simbolo di Milano e poi secondo me tra tutte le opere che ho fatto è quella un po' più ironica, perché io volevo dire con il messaggio originale che era l'ultima cena da McDonald's, poi l'abbiamo trasformata in l'ultima cena con lo spaghetto. Che nella società contemporanea non c'è più tempo da dedicare, cioè, tutto va molto veloce, poi soprattutto a Milano e poi soprattutto a Milano al Salone del Mobile è tutto veloce. Quindi da The Last Supper diventava The Fast Supper perché bisogna mangiare velocemente, quindi non c'è più il tempo di stare seduti a tavola ed è una cosa secondo me che dobbiamo recuperare perché i ricordi più belli sono quelli di una cena con gli amici a Convivialità, chiacchierare. cioè, senti, vabbè, Andy Warhol in qualche modo ha sdoganato un certo tipo di arte, però che è rimasta, no, clandestina, lo raccontavi anche tu prima, il discorso della street art è sempre molto delicato. Poi però è entrata nei musei, no? Anche nelle collezioni. Che cos'è secondo te questo confine tra clandestino, legale, illegale? Come funziona? Che cosa non dovrebbe essere e che cosa è al Allora, momento? adesso faccio un po' il professorino. Ma che grazie, ci teniamo. Andy Warhol è il padre fondatore della pop art, quindi io eredito da Andy Warhol soprattutto l'uso del colore e l'uso di soggetti pop, quindi io magari voglio veicolare un messaggio, scelgo magari Messi e Ronaldo che si danno un bacio per parlare dei diritti delle coppie dello stesso sesso, però scelgo due figure pop per far arrivare il messaggio a chiunque, quindi la street art arriva a tutti, è trasversale e democratica. Poi ovviamente è un genere che all'inizio era un genere outsider, Banksy, io mi ricordo un po' di anni fa non era nessuno e mi pento di non aver comprato un suo lavoro che mi avevano offerto per 500 euro, adesso è una star mondiale, milionaria e nessuno sa chi sia e quindi secondo me è bello che la street art da genere outsider sia diventato un genere riconosciuto, istituzionalizzato. Anch'io ora il 3 dicembre, proprio qui a Milano, farò la mia prima mostra in un museo e quindi questo secondo me è sicuramente qualcosa di positivo. Però allo stesso tempo non deve perdere la sua essenza, perché poi su strada io mi sento libero anche di fare opere un po' più critiche, polemiche, punzecchianti, magari di fare qualche opera un po' più cattivella, sempre con l'ironia, e invece su tela la gente preferisce a casa qualche cosa di bello, no? Quindi così. Senti, la domanda è dopo. Ora sei sul parato, bellissima questa collaborazione con Spaghetti Wall. Alcuni artisti sono passati poi a tridimensionale, cioè hanno trasformato il loro segno artistico in oggetti d'uso, sempre molto, come dire, o in numero serie limitata. Lo farai, l'hai fatto questo passaggio? Ci tieni o ti No, interessa il bidimensionale? io con la scultura devo ammettere che ho lavorato poco, ed è una cosa che adesso voglio sviluppare, e secondo me oramai le frontiere tra i vari generi, che una volta c'era
pittura, scultura, ora tutte si sono annullate. Anche il limite tra design e arte è sottilissimo, perché ci sono degli oggetti di design che sono delle opere d'arte e delle opere d'arte che sono per decorare casa, quindi l'oggetto tridimensionale è qualcosa che voglio sviluppare. Senti, la dimensione nel senso della scala, il muro a volte porta grandi opere che si vedono anche da lontano in casa per forza di cose, beh, questa è molto grande, però per forza di cose in casa c'è una scala ridotta. Questo discorso della scala ti condiziona o non conta nulla perché una 4 è come un grande muro? Ah no, no, invece è molto importante perché, ad esempio, ogni tanto camminando per le strade delle città, anche guardando murales di altri artisti o street artist o colleghi che ammiro, hai come un effetto di sindrome di Stendhal perché la dimensione ti colpisce. Quindi quando vedi un bel murale grandissimo, ti rimani lì a guardarlo, ammirato, e quindi effettivamente è difficile riprodurre a volte la bellezza di un grande murale su tela. Però allo stesso tempo hai la possibilità su tela di fare delle cose diverse o delle cose che magari su strada non puoi fare. Quindi io tendenzialmente mantengo, è diverso quello che faccio su tela che quello che faccio su strada. E se tu provi a portare la street art su tela nel museo, in qualche modo la uccidi, no? Perdi qualche cosa. Senti, la comunicazione è il tuo personaggio. Oggi ho detto che ci saremmo incontrati, personaggi insospettati hanno detto no, voglio venire a vedere, cioè manager di aziende di 60 anni, così come mio figlio che ne ha 16, no? Perché ti segue su Instagram. E allora questo discorso del gestire, no? Il personaggio e di arrivare a più fasce d'età, a più fasce di persone diverse tra loro. Lo senti, lo percepisci, lo cavalchi, ti È una cosa piace? che mi è un gran onore, un gran complimento che mi fai perché allora io ho iniziato cercando di fare l'artista tradizionale, ma non mi piacevano le gallerie o i musei che facevano arte, che aveva la puzzetta sotto al naso, che non si capiva, che tu guardi e dici, a me l'opera che non si capisce non mi comunica. E io ho scelto proprio questo linguaggio, sia la strada, sia anche questo linguaggio molto pop, per poter arrivare a tutte le fasce d'età, dai bambini ai nonni, ma anche arrivare a varie estrazioni sociali, perché comunque è un'arte che può arrivare sia all'imprenditore di successo che al barbone che dorme per strada, perché comunque è cioè un linguaggio che tutti possono capire, no? Poi alcuni lo apprezzano, altri no, ed è giusto anche che ci sono persone a cui non piace, è giusto che sia così. Però è una cosa che mi rende molto contento. I social, invece, secondo me, sono il veicolo per far arrivare l'opera fuori dai confini di una città, quindi tu magari la fai a Milano, ma la può vedere uno negli Stati Uniti, ma anche di dargli una vita più lunga, perché molti interventi per strada sono effimeri, perché a volte li danneggiano o li rubano, alcuni addirittura si staccano, si sono staccate proprio ho fatto un lavoro a Barcellona, si sono staccati proprio la porta intera. E quindi con i social hanno una vita un po' più lunga, no? E possono durare nel tempo. Se il messaggio piace, può durare più a lungo. Senti, un'ultima domanda davvero, l'ispirazione a volte arriva da un confronto, magari se c'è una committenza, un partner, ma ti arriva mai qualcuno che su Instagram ti dice, ma perché non fai questo e tu magari non lo fai, però ci pensi? Allora, su Instagram e sulle reti sociali ci sono. E gli hater, quelli che mettono dei commenti distruttivi, che però io ho scoperto che sono i miei più grandi fans, perché sono quelli che stanno a guardare Ti studiano minuziosamente per bene. cercare l'errore, per criticarti, quindi vuol dire che ti seguono. Però ci sono anche alcuni che fanno delle critiche costruttive, e quindi ogni tanto qualcuno mi ha fatto un'osservazione che poi ho usato e ho ascoltato. Quindi sicuramente ogni tanto l'ispirazione arriva anche da lì. Però secondo me per un artista quando crea l'opera, bisogna scollegare la wifi perché sennò ti condiziona, cioè su internet ci sono troppe cose e ti distrae, a volte invece di aiutarti ti distrae. Allora io preferisco sfogliare i giornali o documentarmi attraverso Torni analogico, sì. per fortuna. Volevo farti una domanda sull'insegnamento, ma questa tua ultima frase ha praticamente Perfetto. raccontato ai ragazzi che ogni tanto si devono staccare Sì, dal perché è troppa divertimento. informazione. Cioè, io vengo da una generazione, mi chiamo proprio TV Boy, perché io vengo dalla generazione che guardava la televisione, Pensa io. anche
anche troppa, perché noi guardavamo troppo televisione, e ora invece la generazione adesso sono smartphone boy o smartphone girl. Però io non riesco a processare tutte queste, perché tu su TikTok, Instagram hai 10.000 cose e a me mi viene un momento tipo che mi viene un attacco di epilessia. Quindi è importante ogni tanto scollegare e pensare con la propria testa e non ascoltare quello che dicono gli altri, perché se segui poi il branco finisci Omologato. per fare quello che fanno tutti. Grazie. Grazie a voi.